quando al fine sera esco in bici. Grande attesa a Fossombrone per il Giro d'Italia, che farà tappa proprio nella città metaurense sabato 13 maggio. Un'occasione per il pubblico non solo di partecipare all'evento sportivo, ma di poter conoscere Fossombrone nella sua bellezza storica, ambientale e architettonica. Ma non c'è miglior paesaggio da scoprire se non amplificato nel suo ricordo dall'emozione della musica. Nasce così l'idea del sindaco forsempronese Massimo Berloni, insieme a Enrico Maroncelli e Laura Baldelli, di donare a questo evento un brano musicale che permetta alla bellissima e storica città di essere evocata in occasione di questo evento sportivo di rilevanza nazionale. Ci pensa Rudy Valentino a realizzare, insieme al maestro Diego Donati, autore degli arrangiamenti, il brano Sogno che più rosa non ce n'è, che ambisce a creare l'attesa di un evento inconsueto grazie anche alla partecipazione di Massimo Morganti, uno dei più grandi jazzisti del panorama musicale internazionale. Come sei arrivato a questa cosa, soprattutto per più rosa non ce n'è? Sì, guarda, allora, appunto, la mia intenzione era quella di unire la tradizione musicale di un tempo con anche uno slang che riportasse un po' ai giorni nostri. Dunque, Sogno che più rosa non ce n'è è quasi un modo di dire, almeno nella mia intenzione, più giovanile, per unire questi due mondi che si stanno unendo poi in questo evento. Gira, 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 gira intorno a me. Il brano ritrova le melodie della tradizione e della cultura del secolo scorso, sia nella scelta degli strumenti che nella sua composizione musicale, mentre il testo vuole riproporre il sentimento del ricordo e del sogno che scaturisce dall'emozione di un grande evento, accompagnando l'ascoltatore in un passato pieno di fascino e di ricordi. In questo brano hai deciso di utilizzare sia la composizione musicale che gli strumenti che riportano al secolo scorso. Come nasce un brano di questo tipo? Beh, un brano di questo tipo nasce principalmente dalla mia passione atavica per tutta la tradizione che è della nostra costa e dunque anche, se vuoi, il liscio. Ho messo dentro questi strumenti sia perché comunque appartengono a questa tradizione, in primis la fisarmonica, e ho introdotto anche il trombone perché era un legame forte anche con tutta la tradizione, se vuoi, americana del jazz. Questo mi piaceva. Fossembronese Doc, ma cosa porti poi alla fine di Fossombrone, della tua città, nelle tue composizioni musicali? Beh, i feedback che ho avuto in questo periodo, insomma, dalla presentazione di questo brano, mi dicono e attestano il fatto che da questo brano e dal video traspare una grande passione per il mio paese. Questo mi fa piacere. Io porto il mio paese in ogni mia composizione perché alla fine, anche se la mia band nel tempo, in tutti questi anni, ha girato, il desiderio è sempre di tornare al mio paese. Io amo tantissimo, per esempio, passeggiare nel mio paese e ho cercato di interpretare il paesaggio, molto umilmente, in questa composizione, non solo, in tutte le composizioni che la band ha fatto in questi anni. Gira, 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 è qui per te, con le cesane e i cappuccini, si torna al sogno di bambini. Sogno che più rosa non ce n'è è suonato insieme ai Baleras, band attiva da più di 15 anni, è molto conosciuta al grande pubblico. Bellissime le immagini del videoclip, che riporta la bellezza della natura del paesaggio storico, con una dolce nota di gentile, timido e sognante sentimento. Dove potremo ascoltarlo e soprattutto dove potremo vedere o eventualmente anche scaricare il videoclip? Allora, potrete vedere il video sulla pagina di YouTube di Rudy Valentino e Baleras. Potete seguire, insomma, anche attraverso le pagine di Rudy Valentino, del Comune di Fossombrone, della Proloco di Fossombrone, ci sono i link per arrivare a questo video. Inoltre potete ascoltare il brano gratuitamente perché sulla pagina SoundCloud su internet, alla ricerca Rudy Valentino, potete calzare play e il brano parte. Presto partirà anche su Spotify. A giorni proprio. Sogno